Sia lodato Gesù Cristo. Benvenuti a tutti alle letture e al commento di giovedì 7 settembre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Resi forti in ogni fortezza, secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Salmo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corte, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere. D'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Ah, eccoci qua, che bello vederci crescere insieme nella lettura della parola di Dio. Vedete, la Sacra Scrittura non è un libro come altri, la Bibbia non è un manuale scritto da tanti sapienti del passato con delle cose ispiranti. No, è una parola viva,
viva e parola, non logos, che in greco vuol dire parola, ma rema, che è un termine che intende che è una parola che proviene dall'alto, è capace di cambiare la tua vita. E ogni volta che noi la leggiamo, anche se leggiamo uno stesso brano 100 volte, per 100 volte sarà capace, se il nostro cuore è nella posizione giusta, di dirci 100 rivelazioni diverse. A volte mi capita davvero di leggere dei brani che avevo già letto tante volte, in quel momento essere folgorato dalla rivelazione di Dio che mi dice cose nuove, cose che non avevo mai visto, e che dicevo, come ho fatto a non capirla prima questa cosa? Questo è il potere della parola. Veramente, se volete conoscere Cristo Gesù, dovete conoscerlo attraverso la scrittura. Sì, certo, ovviamente i sacramenti e tutto quanto, però è solo lì che noi permettiamo alla nostra mente di essere rinnovata. Rinnovate le vostre menti, diceva Paolo ai Romani. Comunque, sempre Paolo, alla lettera che scrive ai Colossesi, dice qualcosa di molto bello. Lo vediamo qui quando dice: è lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del figlio del suo amore. Mi piace questa cosa qua. Lui cosa ha fatto Cristo? Prima ci ha liberati dal regno delle tenebre. Ci ha liberati. Pensate, eravamo prigionieri del peccato, eravamo dannati, non avevamo la capacità di essere giustificati. I nostri peccati erano lì e il diavolo era sempre lì col dito puntato dicendo: hai fatto questo, questo e questo. E se noi avevamo fatto 1.000 azioni buone nella nostra vita, ne avevamo fatti 10 milioni di sbagliate, di non azioni buone da fare. Ecco perché la grazia di Dio si rivela in questo, che Lui ci ha dato la possibilità, nonostante non possiamo salvarci per mezzo delle nostre azioni, di ricevere grazia, perché Lui ha pagato il prezzo. E quindi da questa salvezza noi possiamo agire facendo il bene, non perché ci meritiamo il paradiso, ma perché ce lo ha donato Lui sulla croce a prezzo del suo sangue. E dice appunto, e ci ha trasferiti dal regno delle tenebre al regno del figlio del suo amore. Del suo amore, un regno d'amore. Siamo stati trasferiti, abbiamo fatto un trasloco dal regno delle tenebre al regno della luce. Io a volte quando guardo la mia vita del passato, e anche quando andavo in chiesa, a messa, ma non avevo un cuore per il Signore, non lo conoscevo davvero. I miei occhi e il mio cuore erano rivolti ancora al mondo, ai peccati, a ciò che poteva soddisfare la mia carne. E penso alla mia nuova vita in Cristo, nonostante i miei difetti, ancora le cadute. È come se io non mi vedessi, dico, ma come potevo fare quella cosa? Ma chi è quello lì? Vedo a volte delle foto del passato e dico, ma chi è quello? Perché il cambiamento è stato così potente che mi sembra che è un'altra persona. Siamo stati proprio trasferiti nel regno della luce. Ora lui è tutto, Gesù è tutto. Io vivo per lui non perché sono bravo, perché sono buono, sono niente, ma lui è buono. Il regno è bello, è meraviglioso. Che cosa passa tra l'inferno e il paradiso, tutto. E ora noi siamo lì, però dobbiamo essere degni di questa chiamata, di questo trasferimento, perché tante persone hanno bisogno di noi. Ma procediamo, perché poi nel Vangelo di Luca ci viene detto qualcosa di veramente bello e potente, che ci parla dell'importanza nel regno della luce di essere obbedienti e di essere disponibili. Guardate, Gesù è lì, tutti fanno ressa attorno a lui perché lui guarisce, libera, predica. E a un certo punto lui dice: vede due barche accostate alla sponda. Attenzione, erano quelle di Pietro e quello di Giovanni e Giacomo. Qui lo dice dopo, però sono le loro, che lo conoscevano a malapena. Siamo ancora al capitolo 5 del Vangelo di Luca. E a un certo punto gli dice. Sale sulla barca e dice: me le presti per favore, Pietro? Gli dice: prestamele così che possa predicare da qui. E lo pregò di scostarsi un poco dalla terra. E Simone lo fa. Ma veniamo a scoprire dopo che Simone e anche Giovanni e Giacomo erano appena tornati da
da una notte di lavoro, perché i pescatori lavoravano tutta la notte, lavoravano di notte perché c'era più possibilità di pescare pesce e tra l'altro non avevano pescato niente. Pensate a lavorare dalle 2 del mattino, dall'1 del mattino di notte fino a, che ne so, alle 7, alle 8 e non aver pescato niente, sei stanchissimo e quando te ne vuoi a dormire perché stavano rassettando le reti, arriva Gesù e dice: senti, ascolta, torna un attimino qui, spostati e stai con me un attimino. E lui avrebbe potuto dire: Pietro, no, ma guarda, sono troppo stanco, per favore. Poi è andata malissimo, no? Invece lui è disponibile e gli offre la sua barca, la sua vita deludente, il suo lavoro inefficace, per permettere alla parola di Dio di essere proclamata. E quando Gesù gli dice: senti, prendi il largo, gli sembra troppo all'inizio. Pietro dice: guarda, ascolta, lascia perdere, ormai è mattina, è giorno, non abbiamo pescato niente. Però dopo aver ascoltato la parola di Dio, il cuore di Pietro è disponibile. E allora dice: no, va bene, ok, mi fido di te, andiamo. Perché? Perché ha udito la parola di Dio, ha capito la potenza che c'era in quel maestro di Israele, che non era un maestro come gli altri. Siamo agli inizi della chiamata di Pietro, eh? Attenzione, non lo conosceva ancora bene, non aveva ancora visto i morti risorgere e chissà che. E sente che si deve fidare di quell'uomo. E allora che cosa fa? Dice: va bene, sulla tua parola io getterò le reti, bellissimo. E sappiamo, lui uscirà e iniziarono a pescare così tanti pesci che addirittura chiamarono altre barche e in quel momento ricevere tutti quei pesci voleva dire portare a casa soldi, soldi in abbondanza come mai prima. E questo che cosa ci insegna? Che se noi impariamo a essere disponibili innanzitutto con Gesù, anche se siamo stanchi, anche se a volte vorremmo solo andare a dormire, però diamo precedenza alla predicazione della parola, all'avanzamento del regno, anche se diamo servizio, immagino dare servizio dopo una giornata di lavoro, quando hai tanti impegni, poter servire la comunità in chiesa, fare un'opera buona anche quando ci costa tanto, affinché il regno di Dio vada avanti, affinché il Vangelo possa essere proclamato. Ecco che poi Dio si ricorda di te, sa ciò che hai passato. E allora sulla sua parola, quindi con la fede, con l'obbedienza di dire mi hai chiesto questo, allora vediamo che la benedizione di Dio arriverà a te. Anche se ti verrà chiesto di fare cose che ti sembrano assurde, tu seguila quella parola, tu fidati di Gesù quando ti parla al cuore, anche se ti sembra che ormai sia inutile o l'hai già fatta quella cosa lì. Tu falla, tu obbedisci, tu continua a essere disponibile e tu vedrai come le cose cambieranno da un momento all'altro. Dio ha pronte enormi benedizioni nella tua vita. E quello che non ha mai funzionato una volta, improvvisamente funzionerà e cambierà tutto. Fallo, fallo, sii obbediente e disponibile. E tu vedrai la gloria di Dio perché Gesù ti ama, perché Gesù sa il tuo bisogno, sa che la tua barca è vuota, sa che hai faticato invano, sa che i tuoi fallimenti li conosce tutti, ma sulla sua parola, se sei disponibile, getta le reti e tu vedrai come tutto potrà trasformarsi da un momento all'altro. Fallo per amore di Gesù. Oggi è quello che ti dice il Signore e allora concludiamo con questa piccola preghiera. Signore Gesù, ti chiediamo di donarci un cuore disponibile, servizievole e obbediente, affinché tu possa prenderti cura di noi, Signore, in tutte quelle aree fallimentari dove non abbiamo pescato niente, dove non abbiamo avuto nessun risultato, magari nel matrimonio, nella nostra famiglia, nel lavoro, nella salute, in tante aree della nostra vita. Ti chiediamo di benedire queste aree affinché possano iniziare a prosperare, Signore, perché tu sei un Dio di abbondanza. Sì, Signore, noi saremo obbedienti, servizievoli e pieni di fiducia in te.
nel nome di Gesù. Se hai fatto questa preghiera, aspettati grandi miracoli, agisci in fede. E io però per il momento vi saluto, vi voglio tanto bene. La vita cristiana è una vita di abbondanza, anche in mezzo a mille prove, ma tu sei più che vittorioso in Cristo Gesù. Ricordalo, fratello, ricordalo, sorella. Ok? Con questo ci salutiamo, ci vediamo domani. Condividete questi video, mettete like, diffondiamo la parola di Dio. Per il momento però io vi saluto, che Dio vi stra benedica. Ciao, vi voglio bene.